Thousands and thousands of stitches, months and months of work. Here, in Guspini, Italy, a tradition dating back to the 16th century is being kept alive. The art of Sardinian shawl embroidery. This precious accessory was traditionally associated with women's attire and was exclusively crafted by women. However, over time, this art form faced the risk of disappearing due to its time-consuming creation process. For the first time, a man has decided to make them and defy conventions. He has begun producing shawls entirely by hand, following the same traditional methods. In a world dominated by mass production, how did he manage to keep this tradition alive? Sono Roberto Maccioni, nasco con questa attività circa 13 anni fa. E mi sono innamorato del ricamo e da lì ho iniziato con andando a trovare le care vecchiette, prima magari anche loro scettiche, però poi dopo anche loro sono ricredute. Io sono nato grazie a loro, queste signore mi hanno dato tanto. Women expressed elements of their daily lives through intricate embroidery on these shawls, depicting motifs such as wheat, branches, and flowers, especially roses. The shawls became a representation of springtime's beauty. Creating a shawl is a meticulous process that demands time and immense patience. Only the finest materials are used, ensuring the durability of the shawls and preserving the tradition by using the same fabrics. Io ho fatto tanti lavori, tranne quello di ricamare. E poi comunque sono stato molto additato all'inizio perché un uomo che intraprende un lavoro da donna non è semplice. All'inizio sì, ho avuto difficoltà perché comunque non creduto. Oggi mi riscatto bene, ecco. Ho una bella fetta di clienti che comunque credono in me e anche chi non credeva prima in me oggi ci crede. It all starts with a freehand drawing, capturing the essence of nature's beauty. When recreating an antique shawl, the design is meticulously copied onto paper, ensuring every element aligns perfectly. Then, it is carefully transferred to the fabric, typically using Tibetan or Tasmanian wool. Io sono una di quelle persone che si può dire sta facendo il lavoro che gli piace. È vero, è dura, tutti i giorni è dura, però l'ho scelto io. E io amo quello che faccio. Io amo anche la puntura di quando mi pungo con un ago. Io amo anche quello. Mi piace. The embroidery phase is the heart of the process, where thousands of stitches are crafted by hand. This phase requires not only skill, but a creative touch to achieve a wide range of colors and shades. La calma, la serenità. Se non sei sereno e calmo nel fare questo lavoro, non puoi farlo. Primo impatto non credono mai che l'abbia fatto io, ma quindi anche la mia scelta di mettermi qua in vetrina a ricamare per far vedere è Roberto Maccioni che lo fa, non c'è nessun'altra spalla dietro.
To embellish a shawl, real gold or silver threads can be added, delicately wrapping around a silk thread, and it can also be adorned with precious gemstones, further enhancing its beauty. Depending on the amount of embroidery and the quality of the finishing, a shawl can cost over 5,000 euros. Dipende sempre dal materiale che si usa, se si usa la canutiglia d'oro, la canutiglia d'argento, le pietre preziose, oppure il ricamo in seta o il ricamo in cotone. La seta costa un po' di più e quindi richiede anche molto più tempo, e qualche ora in più di lavoro la seta la richiede rispetto al cotone, perché è molto molto più difficile da lavorare. Le materie prime devono essere sempre di qualità. Uno scialle, quando viene fatto, deve durare almeno 200 anni. Cioè, quelli che noi abbiamo da antichi oggi sono scialli di 150 anni fa, e così dobbiamo stare attenti noi. Usare solo materiali pregiati di prima qualità. Not even a piece of plastic is used to create a shawl. Every material employed is one of the highest quality, and even the leftovers are not wasted, as they are creatively reused. Tutto quello che a me avanza di piccoli pezzettini di tessuto, io creo altre cose. La pavoncella, praticamente, ci sono tutti quei pezzi di tessuto che avanzano dalla sartoria. Quindi non buttiamo niente, non sprechiamo niente. Questo non è un lavoro che inizi oggi e finisci domani. Qua ci vogliono molte volte anche mesi di lavoro. Quando mi viene commissionato uno scialle e poi lo devo consegnare, mi viene un po' il magone, perché è come se fosse mio figlio. Tutto quello che io faccio per me sono come dei figli. Cioè, mi dispiace quando gli do. Sono pezzi miei, pezzi della mia mente, delle mie mani. Mi dispiace molto, ecco. E mi piace molto rivederli dopo anni. Una persona che rimane 12 ore al telaio così a ricamare, cioè a me piace fare tutto, è una mia scelta, perché io cose che non mi piacciono qua dentro non ce ne sono.